La prima volta che ho visto questa villa, ero bambino. Era già abbandonata. Ma dovrò attendere il 2014 per entrarci la prima volta. Da allora, ho visitato la villa innumerevoli volte. Ma oggi, dopo anni, insieme a Fuorizona Urbex ed un esperto della villa, ho potuto esplorare, per la prima volta, il secondo piano, che fino a questo momento l'avevo considerato irraggiungibile. Per chi non lo sapesse, mi trovo a Villa Castelnuovo, una delle frazioni di Castelnuovo Nigra. Qui vide la luce uno dei più importanti personaggi legati al Risorgimento italiano, Costantino Nigra. Nato l'11 giugno 1828, all'interno dell'antico castello adiacente alla villa. Costantino è uno di quei personaggi che ebbero un ruolo vitale nella storia italiana, ma che oggi non viene più ricordato. Da 1851 fu segretario al ministro degli esteri di Massimo D'Azeglio ed in seguito di Camillo Benso, dal quale con quest'ultimo ne divenne amico e fidato collaboratore. Fu infatti un uomo molto fidato di Cavour, tanto da essere coinvolto in diverse missioni segrete di politica estera, fino a svolgere un ruolo determinante nel processo di unificazione italiana dopo la prematura morte di Cavour nel 1861. Costantino fu sempre affezionato a questo luogo. Questa villa venne proprio costruita da lui in un anno non anteriore al 1885. Purtroppo non esistono dati certi. Un incendio anni fa distrusse innumerevoli documenti che erano conservati all'interno degli archivi comunali. Costantino passò pochissimo tempo in questa villa. I lavori vennero condotti da uno dei suoi fratelli, Michelangelo. Costantino sognava di invecchiare e morire tra queste mura. Ma egli morì il 7 luglio 1909, a Rapallo. Come ogni villa e castello che si rispetti, anche qui ci sono storie di fantasmi, ma il vero fantasma è la villa stessa. Costantino invoca una sua rinascita. Oltre all'esplorazione del secondo piano, ha avuto l'opportunità di collaborare con Fuorizona Urbex. Nei sotterranei della villa c'è un antico e profondo pozzo. Un pozzo profondo una trentina di metri. Con una speciale carrucola abbiamo calato nel pozzo una GoPro per osservare il fondo. Il video di questa avventura lo potete trovare nel canale di Fuorizona Urbex. Grazie per la visione di questo video.